Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei sedessi al Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, eccoci qui con un'edizione speciale di Esci le tue miniature. In particolare oggi voglio mostrarvi, condividere con voi, il mio esercito di Blood Angels, di angeli sanguinari. Io, come sapete, ho una passione smoderata per i lupi siderali, ma questi ragazzuoli, diciamo che mi accompagnano da lungo tempo. Come potete vedere, sono principalmente modelli della seconda edizione di Warhammer. Questo, per chi non lo sapesse, significa che per la maggior parte sono modelli in metallo. Molto bene. Modelli in metallo vuol dire che ogni volta che li porto in giro la mia veneranda età, significa corteggiare l'ernia, in questo caso. Ora, da lì non si vede, ma ora vedrò di farveli, di mostrarveli un pochino meglio. In realtà il mio contingente, faccio una confessione, di Blood Angels è molto più ampio di questo. Diciamo che questo è un po' la base, quello con cui ho iniziato. Poi ovviamente con le varie edizioni si sono aggiunti i modelli, quindi ovviamente mezzi anche più aggiornati. Da dove cominciare? Beh, io comincerei dal classico Marine. Come vedete, questo è un classico Marine. Vi ho messo insieme quella che era una prima e una seconda edizione degli Space Marine. Allora, qui abbiamo uno Space Marine tutto in metallo. Tutto in realtà non è vero, perché avete poi già gli spallacci, piuttosto che altri componenti che giracchiamo in plastica. Questo qui in particolare, almeno. E a fianco vediamo invece un suo confratello, in questo caso invece già tutto in plastica. Potete notare in questo senso la dinamicità delle pose del secondo ai danni invece del primo, che è molto bello, bello il metallo, ci piace un sacco. Peccato che convertire una miniatura in metallo tendenzialmente fosse abbastanza un dito nel sedere, e quindi anche per le pose, la dinamicità, eccetera eccetera, ti limitava molto. Questo dire che ci sono comunque modelli, ora ve li mostrerò, che è metallo che adoro, ma per la maggior parte, soprattutto sul Marine semplice, ma in generale, esempio con gli Space Wolf, ho voluto che ogni modello di ogni del più semplice Space Marine, quindi l'artiglio insanguinato piuttosto che qualsiasi altro confratello dei lupi siderali, avesse una posa diversa dall'altro, non ci fosse lo stesso Space Marine nella stessa posa. E tenete conto che, per chi non lo sapesse, attualmente il numero di pupazzi base degli Space Wolves è 100. Io per il momento ne ho 100 in 100 pose diverse, e ovviamente esclusi poi i Terminator. Parlo soltanto dello Space Marine in armatura potenziata. Invece non fu così per i miei Blood Angels. Poi un'altra cosa che potrete notare in questo momento sono le basette già diversificate. In uno campeggia un fantastico verde, mentre nell'altra invece avete colori un po' diversi. Qui c'era il Flock, con questa particolare sopravvissuto, in altre ormai si sono spelate completamente. Il Flock era... come descrivere il Flock? Il Flock era veramente una cosa odiosa, nel senso che era una specie di farina verde, di granulini verdi, che peggio del polistirolo, perché si attaccavano ovunque, davano fastidio a qualsiasi cosa. E però erano facili, tu facevi la tua bella basetta verde, pitturata tutta di verde, ci stendevi sopra un po' di vinilica, pucciavi la miniatura direttamente nel Flock. Questo si appiccicava, dopo un po' ovviamente la colla della vinilica diventa trasparente e si indurisce, e quindi ovviamente ti lasciava il bel pratino verde, che poi ovviamente si attaccava anche, praticamente spargendo la vinilica, soprattutto ai tempi, quando ancora la mia mano, diciamo, non era così da veterano modellista.
andava anche sulla miniatura, quindi abbiamo piedi ricoperti di flock piuttosto che roba insomma così molto simpatica. Tra l'altro un'altra cosa che potete vedere, le miniature di metallo avevano la linguetta sotto, quindi ad esempio anche per quanto riguarda ovviamente le basette sono differenti, queste sono le classiche basette che conosciamo oggi, quindi basette semplicemente perfettamente lisce e piatte, queste invece avevano un foro, praticamente un taglio più che un foro, in cui si poteva inserire la linguetta di metallo della miniatura, che ovviamente faceva presa dentro, poi si poteva ovviamente stortare, incollare, eccetera eccetera. Bella sicuramente anche, qui ovviamente mi perdonerete, non ho voluto aggiornare il colore, sono grumi di colore orrendi o anche sfoghi di fusione veramente ignobili, però in quei tempi diciamo che fare community era un po' più difficile in questo, rispetto ai giorni moderni, quindi tanti tutorial, tanti bei video come i nostri purtroppo non si trovavano online perché non c'erano online, e quindi o avevi la fortuna di abitare vicino a un negozio che potevi frequentare, cui potevi chiedere supporto più o meno quotidianamente, o avere qualche veterano, conoscere qualche veterano che magari ti avesse introdotto all'hobby, ma come me, abitavo in un paesino disperso nel mondo, non conoscevo nessun altro malato come me di quest'hobby, e quindi un po' mi sono dovuto arrangiare. Sì, qualche consiglio ovviamente i negozi te lo davano, poi a casa da solo non potevi riparare sull'internet, su YouTube come voi qui adesso, eccetera eccetera. Altra cosa che noterete sono le tonalità di rosso. Il rosso ai tempi, oggi fortunatamente non è più così, cari amici e amiche che ci seguite, però il rosso era un colore un po' periglioso, infatti vedete che le tonalità variano dal rosso cupo a un arancione imbarazzante da cantiere stradale piuttosto che. Quindi queste già le differenze principali, ma non soltanto ovviamente per lo Space Marine, per così dire, tattico. Qui poi vabbè, ovviamente vedete che ancora si salvavano, vedete, i Requiem come erano molto più smilzi rispetto già alle versioni più attuali, adesso poi a favore di zoom faremo vedere un po' meglio. Dicevo, vedete già come anche soltanto il Requiem è cambiato negli anni. La miniatura stessa era un po' più bassa, poi adesso figuratevi, paragonare queste a un... In realtà poi ci sono state anche in plastica edizioni successive dello Space Marine che hanno portato ad avere dinamicità ancora maggiore, opzioni ancora maggiori e sicuramente anche una taglia un pochino più grande, arrivando oggi ovviamente ai Primaries, che qui si vede ancora bene lo spelacchiamento da quel dannato flock, quella specie di erbetta sintetica, chiamiamola così, dannata lei. Qui invece già era un po' più progredito con... diciamo con la sabbietta poi dipinta, quindi sempre il procedimento era lo stesso, quindi vinilica, perché alla fine era quello che si faceva, vinilica sulla basetta o anche diversi strati di vinilica più o meno spessi, si intingeva direttamente la miniatura nella scatoletta con la sabbia in questo caso, e una volta asciutto il tutto ovviamente si spolverava, si soffiava per rimuovere, o picchiettava anche per rimuovere l'eccesso. Che bello, tutta questa basetta è scritto GV 1991, quanto siamo vecchi. E dicevo, e poi si andava direttamente a pittare sopra la, quindi facendo lavature, lumeggiature eccetera eccetera direttamente sulla sabbietta in questo caso insomma. Un'altra cosa che potrete notare, vabbè, a parte la mancanza di dinamicità, questo è un po' imbarazzante, per esempio, con i suoi bei coltellini, che poi erano accessori extra, perché molte miniature rimanevano anche senza niente, volendo, in mano. E poi vedete quant'è brutta la posa, in questo caso aveva una specie di... non so neanche se fosse già un fucile, questo forse era già un fucile, sì, un fucile plasma, però proprio, vedete com'è sgraziata questa miniatura, però ai tempi ovviamente non poi vabbè, dettagli però bellissimi, tipo qui pensate miniatura in metallo, qui sul ginocchio in rilievo il teschio con l'alloro sotto, già erano robe fuori di testa, insomma all'epoca erano figata, no? Poi ovviamente qui abuso di decal, come potete notare sulla miniatura, che però facevano bello, insomma, per chi come me non era un grande pittore, non lo sono nemmeno adesso, però comunque nel senso ci davano delle opportunità. Si vede ancora di più con gli assaltatori, quelli in particolare arancione, vedete, guardate proprio la dinamicità del modello dell'assaltatore. Delle basette poi orripilanti, come è cambiato anche il saltapacco nel design, pur rimanendo simile, però ovviamente è cambiato un pochino nel design, si è aggraziato secondo me molto di più, e i dettagli con la plastica dello strato generoso di pittura diluite il colore, porca miseria. Vedete, guarda la differenza con le spade a catena, ma anche soltanto la pistoletta Requiem,
cioè non c'è, cioè imbarazzante uno rispetto all'altro, però diciamo che ormai sono legati nell'affetto questi modelli. E un'altra cosa secondo me che oggi ovviamente farebbe un po' storcere il naso in questo senso è anche oltre la poca dinamicità per esigenze ovviamente di scultura, di stampaggio eccetera eccetera, la ripetizione ossessiva della stessa posa. Quindi tendenzialmente tu volevi un modello, volevi lo scout, sniper, bla 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 degli Space Marine, ok, però tutto uguale, cioè due tre pose, quelle erano, tanti ne giocavi e le pose però rimanevano sempre quelle. E ovviamente voi prendete un modello così, che è un blocco unico di metallo, bellino preso da solo, ma comunque si vede un bellissimo secondo me lavoro di scultura in questo senso, forse ha... Questa è una delle miniature che mi piace di più ancora oggi, proprio come scultura, come design, nonostante tutto. La trovo abbastanza che si difenda bene nel tempo, insomma. Però voi pensate, dice, ok, ne ho 12 uguali, ne voglio fare di diversi. Oggi con la plastica, con la resina, voglio dire, ce la si cava anche abbastanza bene. Con un blocco così di metallo, sì, ce la si faceva, c'è maestri che hanno fatto ovviamente, possiamo poi recuperare ovviamente sicuramente degli esempi fantastici dei pionieri di quello che era il parchetto moderno del Mac per quanto riguarda le conversioni, le modifiche, i capitani uncini dell'epoca, ciao Pietro, piuttosto che... Però diciamo che oggi per lobbista medio, per quello che ero io, era una cosa quasi impossibile. Cioè, ok, ancora cambiare arma, cioè gliene segavi via una, gliene appiccicavi un'altra, segata altro modello, facevi l'interscambio, però tendenzialmente tu non derapare che mi serviva ancora, che ti devo presentare. Poi anche qui, guardate che belli, i morituri, come si chiamavano all'epoca. In questo caso è... la Dead Company. Guardate che belli che sono. Gli angeli sanguinari che hanno ceduto la rabbia nera con armi potenziate, asce potenziate dell'epoca, in questo caso tutto in metallo. Qui forse è giusto, credo, forse le pistole, gli zainetti, forse gli spallacci ancora qua, tutto il resto è in metallo. Quindi anche lì farli stare insieme, bellissimi da un lato, per certi versi. Poi oggi, vabbè, se li paragoniamo, come dicevamo prima, alla dinamicità dei modelli odierni, assolutamente non c'è competizione. Qui però già dei dettagli dedicati, cioè, ad esempio questo angelo sanguinario, vedete che ha le goccioline qui, che è messe proprio sul suo... che poi qui in realtà aveva la predisposizione per il saltapacco, ma io le ho volute a piedi perché... E qui faccio un salto in avanti, perché all'epoca c'era la febbre da Rhino. Guardate che bello che è. C'erano diversi modelli in realtà di Rhino che non erano tutti uguali, erano simili nel concept eccetera eccetera, ma non erano tutti uguali, notato non li ho neanche tutti, però molto bello. E c'era febbre da Rhino perché il Rhino contava come mezzo d'assalto, febbre da Rhino perché tu le tue squadre tattiche, piuttosto che assaltatrici, ovviamente quelle intese a piedi, o comunque truppe d'urto, le caricavi sul Land Raider, lo mandavi in avanti, lui come doveva essere tendenzialmente, ti si assorbiva il fuoco nemico e poi sbarcavi e assaltavi, perché ai tempi dal Rhino, e da qui la febbre da Rhino, si poteva assaltare, cosa che oggi ovviamente non si può più fare, come voi mi insegnate. Ovviamente qui ci sono i vari modelli, questo con bel design, abbiamo messo anche, che lusso. Qui è disperso in qualche loco, ma c'era l'opzione per il lanciamissili. È rimasto il gancino sopra, eccetera. Altra cosa che sicuramente avrete notato, al di là della anche gli assaltatori, scusate, i devastatori, guardate come... guardate che design! Oggi sono zaini dedicati per ogni tipo di assaltatore, la mano sinistra qualcosa lo fa di solito, qui invece no, qui poteva giusto, come in questo caso, inveire contro il nemico o puta caso il dio dei dadi, ma non molto di più. E soprattutto una cosa che mi faceva impazzire, che non mi piaceva già allora, che tutte le armi venivano messe sopra la spalla, quindi tu qualsiasi cannone avessi tendenzialmente era un lanciamissili. Lanciamissili più tamarro della storia dei lanciamissili, poi al di là del design si è paragonato già uno un po' più moderno, vedete che proprio non c'è storia.
però all'epoca questo avevamo e con questo si giocava e ci si divertiva veramente un sacco. Sicuramente avete notato che c'è una spianata di stendardi. Questi stendardi non sono modifiche mie personali, ma all'epoca, cosa che invece un po' mi manca, perché mi piacevano gli Space Marine con i vessilli, sia personali per gli eroi, comunque riguardo le varie squadre, potevi identificarli facilmente sul campo di battaglia, quelli che erano i vari sergenti, piuttosto che da, ovviamente, il poster che si portavano dietro, ovviamente anche questo in cartoncino, i più bravi ovviamente se lo potevano dipingere, io no, quindi lo incollavo, lo prendevo, era compreso nel blister, perché ovviamente questi venivano venduti in blister. Dentro il blister c'era proprio anche il cartoncino, in alcuni casi da ritagliare, e tu praticamente poi lo appiccicavi, vedi, c'era lo zaino con la colonnina, tutto in metallo anche questo che veniva su, e ovviamente facevi i tuoi vari sergenti, tutti ovviamente dotati, questo ha sopravvissuto anche per un pochino, questo è già in plastica, quindi all'epoca successiva, vedete, con il suo bello stendardino, vedete, l'antegnesano dell'Auspex, guardate che bello, sembrava una radiolina sparabolle. E poi alcune miniature diventate famose negli anni, io qui non le ho tutte, c'è un Mephiston che mi manca, nel senso che lo prestai una volta a un concorso, e se qualcuno di quel concorso, di quel negozio mi sta guardando, visto che poi il negozio chiuse e non ci trovammo con i contatti e purtroppo sparì quel Mephiston di metallo, però se volesse, ovviamente c'ho quello in resina, adesso sta arrivando quello nuovo in doppia versione, ovviamente c'è la doppia opzione appena uscito, però ecco, se aveste il mio, da qualche parte il mio Mephiston di metallo, mi farebbe piacere, prendete contatti, scrivetemi, un po' me lo mettiamo insieme all'Orion del paesiello, ecco. Parlando appunto di personaggi che in realtà poi la cosa divertente, questa magari parte la lascerò approfondire di più al paesiello, sennò poi si offende, tipo ad esempio questo, molti di voi lo avranno riconosciuto al di là, nonostante diciamo la pessima pittura, Taiko è un personaggio iconico. Taiko poi, vedete che c'ha una maschera su metà del volto, viene poi sviluppato a mio parere molto bene come personaggio, anche se poi perirà e quindi nella lore, nel background moderno purtroppo non ce l'abbiamo più. Infatti poi c'è la parte dove ha ceduto la rabbia nera, quindi è andato, si è fatto saltare per l'aria, eccetera eccetera. Questa maschera praticamente ce l'ha, e la cosa bella è che a quell'epoca GW, Games Workshop, tendenzialmente cosa faceva? Creava dei modelli e dopo ci inventava la storia. Quindi arrivava benissimo Capitano, bello il Capitano, poi Franciscus, Paesiellicus, piuttosto che, se non che magari in qualche White Dwarf usciva una storia che però oggettivamente era bella, e, o tramite romanzi, a seconda poi prima o dopo da una parte o dall'altra, e poi questo diventava personaggio. Quindi Taiko diviene proprio un personaggio, quindi viene spiegata anche la maschera, per il fatto per esempio lui lottando con degli orchi, praticamente gli hanno deturpato il viso in maniera che neanche la tecnologia Space Marine, il fisico potenziato, potessero far recuperare. Quindi poi il discorso degli angeli sanguinari, la bellezza, ci tengono anche ovviamente a ornare le loro armi, come ovviamente loro come persone, quindi deturpato lui, che assomigliava, era uno dei più belli, insomma, eccetera eccetera, deturpato in volto, quindi poi sviluppa anche come regola di gioco l'odio per gli orchi, eccetera eccetera, almeno prima di farsi detonare per aria. Un aereo comunque ancora oggi, per quanto sicuramente oggi fuori scala e poco dinamico, che mi piace ancora molto. Qui poi vediamo modelli meno celebri, come potete vedere qui ad esempio abbiamo il Tech Marine dell'epoca, un modello che ovviamente rispetto a quelli moderni ha poco a che fare, nel senso che per scala, per dimensioni, per dettaglio, anche se secondo me ancora si difende bene, ancora tutto in metallo. Qui abbiamo Dante, miniatura che in realtà ancora non è cambiata, a me piace tantissimo, sarebbe bello ovviamente avere scala un po' più grande per parificarlo ai giorni nostri, ma quello chi lo sa, come Mephisto magari prima o poi rivedremo anche lui, uno dei più anziani, se non il più anziano, ma questo ve lo farò dire da paesiello sempre, visto che tra poco arriverà anche ovviamente lui con la rubrica. Uno dei miei preferiti, le Martes invece, o almeno una delle prime edizioni delle Martes, in realtà è il caso specifico, lo potete vedere anche qui, visto che l'ho voluto mettere insieme alla squadra della Dead Company, io ho tolto il saltapacco. Quindi anche lui ha messo il suo bello stendardino, e quindi anche lì. Se non mi avete ancora notati, vi faccio notare che esistevano già, ovviamente anche all'epoca, i Terminators.
Solo che il Terminator era sì più grosso, ovviamente, quindi anche un po' per la scala, l'armatura tattica Terminator dell'armatura potenziata era ben più grande, e questo si può vedere ovviamente dal confronto. Solo che i Terminator non sono alla pari dei Terminator moderni, assolutamente, mentre qui la scala teneva. Già di fronte a uno Space Marine, per esempio un assaltatore, già mi diventa gnomico, perché dato che anche la basetta è la stessa, se non ovviamente sempre per il taglio, per la linguetta di metallo, perché queste erano putrelle di metallo. Infatti era un'epoca, secondo me, anche per questo motivo, in cui esisteva sicuramente il competitivo, perché dire che il competitivo all'epoca non esistesse sarebbe dire fandonie. Però ci stavi attento, perché se facevi arrabbiare il tuo avversario e gli sparavi, gli toglievi la roba dal tavolo, poi lui ti tirava uno o una manciata di Terminator di metallo sui denti e non era bello. Quindi anche per quel motivo lì magari stavi un po' più attento a quello che era il divertimento del tuo avversario. Basetta da 35, quindi anche qui, anzi da 25, scusate, questa neanche da 35. Poi 1992, stiamo facendo le varie annate anche di basette della GV. Belli alcuni dettagli, però non paragonabili sicuramente ai moderni. Poi ovviamente avevamo già quelli d'assalto, vi faccio vedere il doppio artiglio. Tu, intanto che non devi derapare ancora. Il doppio artiglio del fulmine, e qui però ovviamente quasi indistinguibili, lo scudo tempesta, il martello tuono, eccetera. Abbiamo poi ovviamente quelli un po' più dedicati al tiro, quindi con lanciamissili piuttosto che rotellone, ok? E anche qui ovviamente abbiamo vari sergenti, piuttosto che c'era un, eccolo qui, cappellano da qualche parte, in armatura Terminator con i loro vessilli. Questa cosa invece mi faceva impazzire, mi piacevano un sacco, le bandierine mi piacevano un sacco. Poi anche alcuni modelli fantastici ancora oggi, in realtà questo comandante, capitano in armatura Terminator, al di là che oggettivamente la scala oggi secondo me è un po' troppo ridotta, però lo trovo ancora oggi, scusate, raddrizzo un po' ecco il metallo, cosa raddrizzo un po' sperando che non salti la pittura, ok? Dicevo, è un modello secondo me ancora fantastico in questo senso, come per la posa, per la qualità. Questo ovviamente a paragone è molto più statico, lo vedete, però nonostante sia molto più statico, in realtà menava, a parte che menava un sacco ai tempi, mi piace un sacco per la maschera. In questo caso la maschera è un dettaglio che mi piace molto. Tolte un po' le trovi, poi abbiamo psionici vari, questo era un codicista, che è bellino ancora adesso secondo me. Passiamo al parco mezzi. I Blood Angels poi in particolare, come altri capitoli di Space Marine, avevano un po' sta cosa di arrivare velocemente in assalto, quindi modificavano i motori per riuscire ad arrivare prima. C'era la regola Tour, ci sono state, poi sono alternate nel tempo le varie regole. Qui abbiamo sicuramente un po' di motociclisti, noterete che le basette sono rettangolari in questo caso, quindi derivano dal fantasy, perché all'epoca moto e veicoli in generale, i veicoli ancora adesso in realtà, non avevano le basette. Quindi per esempio, come ancora succede in questo caso con la moto d'assalto, questa è completamente in metallo, quindi pesa veramente una vagonata, questa è un'arma contundente in realtà, tolta giusto la moto, che era la parte della moto, quella dove c'è il pilota, che è in plastica, il resto è tutto in metallo. Una bella putrella anche lei, poi non farla stare insieme con la colla ve lo racconto. Dicevo, non ha la basetta, e per le moto in generale all'epoca era così, e non solo per le moto. Qui vedete poi bandierine, giustamente come dicevo prima mi piacciono un sacco le bandierine, e kit di modifica che all'epoca però era solo in metallo, quindi c'era la possibilità di modificare, GV ci dava a noi nabbi della modifica già questa possibilità, ma con dei kit fatti da lei. In particolare questi modelli, questi tre in particolare, qui abbiamo lo Space Marine motociclista con fucile plasma, poi abbiamo il comandante con la spada a potenziata e poi il fucile termico, che voi dite sembra niente, ma invece faceva un sacco. Questo è un vecchio, lo muovo con prudenza, perché il problema di questo Land non è un Land Raider, scusate, di questo Predator è che, come i vecchi e gli attuali in realtà Rhino, aveva la parte centrale, la struttura principale
in plastica già all'epoca, giustamente, perché esistevano anche all'epoca kit ovviamente di altre case che facevano lo storico piuttosto che di carro armati, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il concetto di plastica c'era, per i veicoli almeno. Il problema è che tutta la parte di modifica, quindi grossa parte delle componenti di questo mezzo, è in metallo. Ovviamente sul lungo periodo con la plastica questo tende ad aprire il modello, quindi va mosso con cura. Quindi vedete il Requiem qui, laterali, le gondole dei Requiem, metallo. Gondole del Requiem, Requiem, tutto in metallo. Tutta la parte del cannone, la torretta e la parte su cui poggia la torretta, tutto metallo, quindi gli dà ovviamente un certo peso. In particolare sui tavoli da gioco mi è sempre piaciuto giocare anche quando tendenzialmente non serviva granché. Tenete presente che ha due Requiem laterali pesanti e un cannone laser, quindi accoppiata vincente, diciamo, però costava poco. O poi, comunque all'epoca non è che ci fossero tutte le varianti che poi sono subentrate oggi, e quindi anche poi una volta che il modello era fatto non toccavi più. E l'ho soprannominato in realtà Primo Sangue, questo Predator in particolare. L'ho soprannominato Primo Sangue perché? Non perché facesse il primo sangue, ma perché di solito lo subiva, quindi ovunque io pensassi di metterlo, copertura o non copertura, l'avversario tendenzialmente, se non al primo turno giù di lì, riusciva a farmelo saltare per aria facendo appunto ai tempi Primo Sangue, e quindi l'abbiamo soprannominato così. Non so qui come possiamo procedere. Partire dal ragazzone nascosto qui dietro. Qui, come vi ho detto prima, noterete la basetta, in questo caso basetta quadrata, la quadrata autocostruita, questo è legno di balsa in particolare. Perché? Perché quei ragazzoni qui del sarcofagus, quindi il dreadnought moderno, tendenzialmente all'epoca, già nelle confezioni, non avevano nessuna basetta. Oggi sappiamo che ci sono basette anche texturizzate, ce le da GV, ma all'epoca no. Questo è completamente in metallo, anche maneggiarlo è difficile. Questo è veramente un'arma di distruzione di massa, cioè lanciato in faccia a qualcuno penso possa ucciderlo. Pensate voi, poi ovviamente qui, essendo il mio contingente all'epoca pensato principalmente per l'assalto corpo a corpo, quindi vedete tutti gli assaltatori col saltapacco, ovviamente sì, c'erano delle squadre tattiche, ma le mie squadre tattiche ovviamente dovevano arrivare con Rhino, i Terminator venivano imbaccati sul testudo, quindi il moderno Land Raider. Poi arriveremo, questo è il primo modello in assoluto di Land Raider, poi ve lo mostro bene. A parte, mi serviva supporto di fuoco, il concetto è un po' quello. A parte Primo Sangue, che non mi aiutava più di tanto, anche il mio Dreddy, quindi in questo caso, fu scelto per questo motivo. Rotellone da un lato, per ovviamente pensato per le orde, bilanciato da lanciamissili, che invece era un po' più tattico, poteva colpire anche duro a distanza. Modello che mi piace tantissimo ancora oggi, nonostante ovviamente portarlo in giro, pensate poi alla mia povera schiena. Questo lo adoro, questo modello non mi ha mai dato, credo, soddisfazioni sul campo di battaglia, se non estetiche, ma solo per quello ho continuato a giocarlo. Tendenzialmente non ha armi, diciamo così, incisive per il gioco, nel senso che non fai saltare in aria mezzi, veicoli, tendenzialmente nemici, anche perché c'è il rotellone sotto e il Requiem pesante sopra, però era proprio la sua estetica. Questo è stato il secondo Land Speeder in realtà della GV, il primo non mi piaceva perché somigliava a un infradito con le ali. Però questo design invece, nonostante sia un po' troppo piccolo rispetto ai due occupanti Space Marine sopra, quindi come tanti veicoli in realtà non in scala con lo Space Marine che trasporta, voi provate a mettere i vostri Space Marine vicino al Rhino, ce ne sono stati 10, neanche se si incastrano in posizione del Kama Sutra ci stanno, quindi ovviamente non sono in scala. Però il design è talmente bello che l'hanno ripreso, quindi con Forge World hanno ricominciato a fare Land Speeder ancora più belli sicuramente, ma con quel design qui. Già all'epoca, però, per i dettagli che aveva, per il fatto che comunque fosse un'arma contundente, eccetera eccetera, era bellissimo. Dicevo, un sacco di noia, perché sul campo di battaglia comunque è sempre stato un mezzo abbastanza fragile, quindi diciamo si vaporizzava e quindi il suo costo in punti ci diceva ciao ciao. E soprattutto la basetta, vedete, questa è la penso 32esima basetta per volanti che gli do, perché dopo un po' il peso ovviamente inficia sulla stessa e me lo demolisce.
arriviamo al pezzo preferito del paesiello. Pezzo preferito del paesiello perché non ce l'ha. Questo questo è il primo Land Raider prodotto da GV. Brutto per molti, a me piace un sacco, ha un design compatto, si parcheggia facile. Vabbè, all'epoca ragazzi era l'unico, quindi non che ci fossero metri di paragone per sceglierlo. Ha sicuramente delle scelte ingegneristiche abbastanza imbarazzanti dal mio punto di vista. I supporti per i Requiem, a parte darmi fastidio perché si rompono spesso nel trasporto, però nel senso, tipo, non so, è come un mistero, è la trasmissione, cioè l'unico credo carro armato del futuro, del passato, che abbia una trasmissione esposta sotto, con ovviamente un bellissimo tubo di scappamento molto anni 70, mi ricorda veramente auto da 8 Miles di Antenisa nella memoria. E con questo invece diciamo ci siamo divertiti un po' di più, anche perché ovviamente era un mezzo che tendenzialmente, a parte diverse edizioni fa, dove era piuttosto fragile come un po' tutti i mezzi, diciamo che invece in diverse edizioni e credo anche in quella moderna qualche soddisfazione la possa dare. Ovviamente armamento classico, qui non c'era tanta roba, qui c'erano il laser binato sui lati e Requiem, uno per il davanti e uno per il dietro, sai, mai che ti inseguono, quindi gli spari anche dietro. Questa, almeno questa era la base del mio esercito, come potete vedere colori lasciano un po' a desiderare, però come impatto d'immagine e soprattutto per lo stile ormai anziano, ormai vetusto, diciamo che è un po' difficile da giocare a livello tattico, però per il suo stile mi piace ancora. Infatti qualche anno fa lo porto ancora a qualche torneo, ogni tanto la faccio vedere in giro, le faccio prendere aria. Tra l'altro questa, non so se potete vederla, questa brutta scatola di legno era la mia valigetta all'epoca. E ovviamente GV in quegli anni non commercializzava bagilette, come diceva mia sorella, o comunque valigette per miniature, anzi tendenzialmente ancora non si sapeva bene cosa fossero valigette, schiuma eccetera eccetera, e io autocostruì, supportato da un adulto, si possono vedere la cerniera orripilante, non c'è una vite credo uguale all'altra. Qui ci sono diversi scomparti, ovviamente poi con tutto materiale di risulta moderno, sono scoppiato le bollicine qui del materiale che dell'imballaggio qui sono scoppiate, vari scomparti, ok, non so se riuscite a favore di telecamera a vederle, ci sono vari scomparti, qui c'è ancora dentro ovviamente metro, dadi, miniature ancora da dipingere, un po' più moderne, carte dati di angeli sanguinari, piuttosto che tutto il necessaire per i vari impatti torneistici. E questa era la valigetta con cui trasportavo le mie miniature. L'ho tenuta per motivi di affetto, anche perché comunque la roba la contiene ancora, quindi per stoccare roba è ancora bella. Poi la trovo molto a tema con l'esercito vintage, in questo caso di Blood Angels, e quindi vedete qui anche chiusure proprio avveniristiche, ovviamente quello che ci dà. Ecco, in realtà la trovo, a parte il peso, che essendo tutto bello legno, bello ovviamente rovinato ormai dall'uso, però il suo sporco lavoro l'ha fatto, le miniature le porta in giro tuttora con dignità, quantomeno con sicurezza nel trasporto. L'unica cosa che avrei cambiato ovviamente era un nabbo all'inizio, era maniglia, perché ovviamente pensate al peso del metallo delle miniature, unito al peso del legno della valigetta con sta cordina di metallo, dopo un po' che la trasporti tendenzialmente tende a segarti un po' le dita. Quindi, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, spero che vi sia piaciuto il mio esercito e che dire, alla prossima puntata. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati quando un nuovo video come questo uscirà, anche se il buon Umbe ormai vi sta viziando con le premiere. E a sganaui a tutti quanti, ciao! Cioè, ovviamente l'attrezzatura moderna, io un po' i nomi stasera me li sto perdendo in questo momento, Umbe, porca miseria, dammi un attimo questa la rifaccio. Ah, mannaggia la miseria. Tech Marine non mi veniva, e questo qui
ce la faccio, è il medico, come cavolo si chiama, intanto c'ho i vuoti in memoria, sarà una che demenza senile, ragazzi, cosa volete che vi dica? Tech Marine, questo qui, il medico, come cavolo si chiama, porco Giuda. Vabbè, niente, facciamo così, rifaccio, 3, 2, 1.